Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi video molto breve, molto particolare su Sword of Convallaria, nuovo gioco che è appena uscito, ovvero il 31 luglio release ufficiale, con ovviamente peculiarità che a me mi stanno a cuore, quindi grafica in pixel, battaglia strategica, molto 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 bello anche a vedersi. E avendolo provato in live e vedendo effettivamente come funziona il tutto, oggi vi faccio un piccolissimo video molto breve sulla guida per poter rerollare in modo fast, in modo veloce, quindi il miglior metodo di reroll che è possibile effettuare. Questo gioco è disponibile anche sulla versione Steam, quindi se volete giocarlo su PC potete giocarlo, ma giocatelo più tardi. Perché questo? Perché la modalità che serve per effettuare il reroll si può effettuare solo da mobile. Quindi o giocate da telefono o giocate da emulatore. Io in questo caso sto giocando da emulatore LD Player, quindi è disponibile la versione su LD Player. E una volta scaricato il gioco e setappato il tutto come meglio ovviamente crediate, dovete effettuare il login. La cosa importante da effettuare durante il login è joinare tramite guest, quindi non vincolate una mail, non vincolate il vostro account Facebook qualora lo abbiate ancora, ma utilizzate la funzione di guest login. Questo perché? Perché ovviamente il gioco vi permetterà comunque di sfruttare tutte le meccaniche del gioco senza vincolare niente. Quindi cancellare i dati e cancellare quell'account senza vincoli vi consente di rerollare infinite volte senza bruciarvi ovviamente le mail. È un sistema molto comune in alcuni gacha, quindi va benissimo così. Iniziamo subito ovviamente con attivare l'autodialogo, se magari volete fare qualcosa nel frattempo o comunque siete impegnati in modo tale che il gioco possa andare avanti da solo, però fate attenzione perché le prime volte, specialmente all'inizio, dovrete premere alcuni tasti. Se tenete il touchpad o comunque tenete premuto lo schermo, attiverete la funzionalità per due, quindi avrete la possibilità di essere più veloci. In questo caso io con l'emulatore premo il mouse, tengo premuto il mouse sullo schermo e quindi, come potete notare, abbiamo la velocità delle cutscene al 2x. Ci sono diverse cose che ovviamente dobbiamo fare, ci sono dei piccoli passi che sono delle battaglie ovviamente scriptate e che vi servono da tutorial. Una volta effettuato queste battaglie da tutorial, potrete finalmente pullare. Una volta sbloccata questa funzione, potete tranquillamente skippare tutte le cutscene e skippare tutte le scene in basso a destra. E una volta ovviamente effettuato il caricamento, e vi dico già che purtroppo non c'è al momento la lingua italiana, quindi giocate in inglese con doppiaggio giapponese o quello che volete. Qui possiamo continuare a skippare le scene e qui comincia il gioco in modo ufficiale, quindi battaglia di tutorial dove vi viene spiegato quello che dovete fare. È molto semplice, è una battaglia molto 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 veloce. Attivate anche la modalità fast in alto a destra qui del vostro schermo in modo tale da poter, come dire, essere più veloci durante le animazioni di battaglia e non essere troppo lenti, quindi riuscire a guadagnare magari qualche secondo per il reroll. In totale, tutto il reroll dovrebbe venire fuori all'incirca un 10 minuti quasi, neanche, forse anche un po' meno, in base alla vostra velocità, in base anche al vostro hardware, per quanto riguarda i caricamenti ovviamente del gioco. Ma la cosa più importante è quello di appunto stare attenti e cercare di essere più veloce possibile. Finita la battaglia, osservate le scene, fate praticamente tutta la parte iniziale, in questo caso non potete skippare, quindi andate avanti con il per due, anche perché qui è il momento catartico del vostro account dove dovrete effettivamente inserire il vostro nome. Quindi inserite il vostro nome, andate avanti, confermate, continuate ad andare avanti e da questo momento in poi diciamo che la parte noiosa, tra virgolette, è fatta. Perché tutta questa prima parte di tutorial, nome del giocatore, diciamo assistere anche a queste cutscene, è la parte più noiosa e anche un po' più pesante del reroll. Una volta effettuato, diciamo, questo primo step, il resto è tutto in discesa, perché potrete skippare tutto, potrete accelerare in una maniera incredibile, quindi sarete già subito al reroll e neanche ve ne accorgerete. Qui iniziamo a skippare tutto, anche in questo caso. Vi voglio far vedere tutto per evitare di perdere passaggi e per evitare di farvi perdere passaggi. Tanto, ripeto, è anche molto veloce e a me serve anche per cronometrare quanto tempo ci sto per effettuare effettivamente un reroll. Qui
qui viene caricata la battaglia, qui possiamo andare avanti, al solito skippiamo tutti i dialoghi possibili e immaginabili, e anche qui abbiamo una battaglia molto 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 semplice. Qui ci vengono spiegate debolezze e resistenze dei vari personaggi, o comunque in generale del gioco, che potrete comunque tenere sempre sott'occhio, perché è possibile tramite questo pannello qui vedere sempre le debolezze e le resistenze dei vostri personaggi. A questo punto continuiamo a combattere, completiamo anche questa seconda battaglia, ovviamente molto semplice perché anch'essa vi serve da tutorial, vi fa capire bene o male le meccaniche e anche i ruoli dei personaggi che comunque possedete. Quindi possiamo andare avanti. Esiste anche la funzione auto e manuale, come potete leggere qui sopra, solo che si sbloccherà più avanti all'interno del gioco, quindi purtroppo dovrete pazientare un po', però sarà possibile anche giocare nella versione auto. I personaggi possono imparare delle skill, quindi avrete poi la possibilità di modificare il vostro moveset per quanto riguarda i personaggi e riuscire comunque ad effettuare degli attacchi speciali, in questo caso, che si ricaricano man mano con i turni e man mano con il tempo. Quindi andiamo ancora avanti. Ovviamente se vi interessa la storia la prima volta potete anche leggervela, potete anche guardarvela, ma una volta che avrete comunque preso dimestichezza con il reroll potrete sicuramente fare tutto quello che volete. Qui possiamo andare avanti e qui c'è praticamente un'altra battaglia ancora di tutorial che dobbiamo effettuare, perché questa è la battaglia di tutorial che ci spiega il funzionamento delle varie skill dei personaggi, ci fa vedere anche la modalità di, diciamo, di interazione con gli oggetti esterni, quindi è possibile interagire con alcuni oggetti presenti all'interno della mappa che possono darci dei vantaggi anche strategici. In questo caso abbiamo i barili esplosivi che una volta colpiti o scoppiano sul posto, o se spostati, come nel caso di prima, che appunto siamo riusciti a spostare il barilotto esplosivo, abbiamo la possibilità di eliminare più nemici magari in un colpo solo. Ovviamente le caselle blu rappresentano il movimento, quindi la possibilità di muoversi, le caselle rosse rappresentano invece la possibilità di attaccare, quindi il vostro range di attacco. Quindi veramente le regole molto basilari di un qualsiasi strategico, di un qualsiasi gioco di ruolo, quindi chi ha già dimestichezza con questi titoli potrà sicuramente divertirsi e potrà trovare magari, perché no, un piccolo passatempo. Effettuata seconda battaglia di tutorial, abbiamo appreso un'altra skill, ovviamente per il nostro protagonista, e qui invece comincia il vero e proprio gioco. Quindi skippiamo anche questa scena, veniamo portati praticamente nella nostra hub di gioco, skippiamo quest'altra scena e finalmente ci viene insegnato, comunque ci viene sbloccato poi il metodo di pull. Il metodo di pull e la funzionalità delle pull è un po' particolare in questo gioco, ma magari farò un video a parte dove ne parlerò e lo spiegherò in modo più dettagliato, magari anche per fare un favore a voi in generale, chi magari interessano dei video. E come potete vedere, in base all'animazione della vostra, diciamo, della vostra carta dei tarocchi, avrete la possibilità di capire se avete pullato un personaggio leggendario o meno. Il personaggio leggendario viene rappresentato da ovviamente questa animazione con le comete, e in più la cometa quella grossa tutta colore arcobaleno, tutta molto appariscente, dove appunto poi gli viene segnalato l'eroe leggendario. Questa prima multisummon, ragazzi, non fatevi scrupoli, perché è una multisummon scriptata ovviamente, quindi vi verrà fornito un personaggio leggendario che è la ragazza che abbiamo appunto salvato poco fa e che abbiamo incontrato poco fa, e che sarà disponibile nel vostro roster fin da subito. Un tank di colore verde, perché qui ovviamente i personaggi hanno il ruolo più il colore che dovrete tenere a mente per pullare in generale o comunque per formare determinati team. E dopodiché cominciamo l'ultima battaglia di tutorial vera e propria prima di sbloccare tutte le funzionalità principali del gioco. Quindi siamo all'incirca 10 minuti, quindi come vi ho detto praticamente circa un 10 minuti si perde per il reroll. Potete posizionare le truppe anche successivamente man mano che andrete avanti nel gioco, quindi un po' anche come Triangle Strategy, che si potevano posizionare le truppe in base al vostro piacimento. Qui skippiamo ovviamente tutti i dialoghi,
E qui ci viene spiegato fondamentalmente l'utilizzo delle cure. Quindi possiamo utilizzare le cure, possiamo curare i nostri personaggi e quindi questo rappresenta comunque l'ultimo tutorial. Durante le battaglie sarà possibile anche scegliere delle strategie da utilizzare nei confronti dei nostri avversari. Quindi potremo scegliere magari una, diciamo, una sorta di scenario, se vogliamo chiamarlo così, per le vostre battaglie. Ovviamente scegliere lo scenario giusto ci consente di avere un vantaggio strategico. Quindi fate attenzione a quello che scegliete e ovviamente buona fortuna per quanto riguarda le battaglie. In questo caso abbiamo già terminato la battaglia, terminiamo i dialoghi, terminiamo tutto. E finalmente abbiamo terminato il nostro lungo tutorial, perché questo è tutto un tutorial, e finalmente, tornando indietro all'hub di gioco, sbloccheremo le ricompense login, quindi i login di qualsiasi gioco che ovviamente rappresenta questo genere, e poi successivamente la cosa da fare è andare nelle mail, prendere tutte le ricompense che ci vengono date, tornare indietro e andare nella sezione pool. Ora, nella sezione pool ci sono due scuole di pensiero che ho avuto modo comunque di leggere, confrontare e anche, diciamo, sperimentare per me stesso. La prima è quella di utilizzare le prime 20 summon direttamente sul banner beginner, quindi sul banner da principianti, perché qui dopo 30 summon si ha un eroe o più leggendario garantito. Ve ne possono uscire anche due o più. Io ho fatto qualche reroll e me ne sono usciti due, che però non mi interessavano, quindi ho rerollato. Però vi posso confermare che ne possono uscire più di uno. E quindi effettuare subito 20 summon qui, dato che il massimo è 30, quindi diciamo che tendenzialmente in 20 summon dovreste già trovare il vostro leggendario. E qualora vi piaccia, potete tenere l'account e iniziare poi successivamente ad accumulare tutte le gemme o comunque tutte le risorse del gioco per pullare poi successivamente il banner di gloria, che al momento è uno dei personaggi più consigliati presenti all'interno del gioco. Oppure fare al contrario, ovvero utilizzare le 20 summon per tentare di ottenere subito gloria e poi successivamente piano piano con calma, con tutta la vostra calma, poter sfruttare il banner beginner per ottenere un successivo eroe 5 stelle, che però a quel punto non potrete scegliere di tenere o rerollare, perché una volta ottenuta gloria, sinceramente, rerollare un eroe di qui, diciamo che è un po' particolare come cosa. Ci sono diversi eroi che vengono consigliati ovviamente come migliori, due li vediamo già qui a schermo, ovvero la maghetta e la curatrice, che sono tra i due più consigliati ovviamente all'interno del gioco. Poi ovviamente esiste anche Gloria, perché in questo banner, se andate su dettagli, potete vedere il fatto che con il 2% di overall in possibilità, che però vi ricordo dopo 30 è garantito, avete la possibilità di ottenere praticamente tutti gli eroi presenti nel gioco. Quindi sarà possibile sculare, qualora ovviamente vogliate sculare, e ottenere il vostro personaggio preferito. Io sinceramente non vi do un consiglio, se ci sono delle tier list che volete controllare fate pure, ne trovate a bizzeffe all'interno dell'internet, quindi fate un po' come volete. Io personalmente vi potrei consigliare anche di pullare subito sul banner first summon, sul banner beginner, perché poi tutte le risorse che farmerete le potrete pullare su Gloria e accumulare il vostro sistema di piti, che comunque è un sistema di piti che si manterrà anche con i banner successivi. Quindi riuscire comunque ad accumulare già una buona percentuale di piti per un personaggio che magari vi interesserà nel futuro potrebbe essere interessante. Quindi il mio consiglio è andare prima sul first summon, vedere cosa vi esce e poi diciamo pullare e continuare il vostro investimento su Gloria. Quindi cominciamo con la prima summon da 10. Vediamo un po' che cosa succede. Le animazioni ovviamente sono classiche come in un qualsiasi gioco. Qui come potete vedere abbiamo i tarocchi che ci vengono forniti. Noi possiamo scegliere ovviamente delle altre carte, se notate, perché possiamo praticamente scegliere quello che volete, ma da quello che ho capito non cambia niente. Quindi se pullate bene, se pullate male, male. Quindi utilizzate la carta, vedete l'animazione, in questo caso giallo. Non si trasforma, quindi vuol dire che si sono ottenuti degli eroi epici o comunque sì, fondamentalmente degli eroi epici. Ecco, questa è la schermata dell'eroe epico, che in questo caso era questo, almeno uno eroe epico garantito in questo caso.
E qui, come potete vedere, la summon è finita. Rifacciamo di nuovo altra summon da 10, The High Priestess. Qui abbiamo pull, quindi dorato, si modifica, no. Quindi vuol dire che non abbiamo ottenuto nessun eroe leggendario. Possiamo skippare, perché ovviamente sono tutti personaggi che poi non ci interessano. E come potete vedere, ahimè, purtroppo abbiamo fallito. Gli rimane la singola pull, ovviamente la singola pull la tentiamo su Gloria, perché non si sa mai, è una percentuale bassissimissima, però chi potrebbe mai dirlo? Magari si ha la fortuna di ottenere subito Gloria con la singola e poi fare successivamente l'ultime 10 summon e ottenere l'altro leggendario. Qualora non siate soddisfatti del vostro account e quindi vogliate effettivamente rerollare, è molto semplice. Andate dal menu opzioni, che praticamente si trova qui sotto in basso a sinistra, andate in User Center e andate su Delete Account. Cancellate il vostro account, che ovviamente non è vincolato con nessuna mail, quindi potrete tranquillamente accettare tutti i termini di sottoscrizione, cancellare l'account in modo definitivo, e nel momento in cui avrete la spunta verde, cliccate fuori e sarete loggati all'esterno del gioco. Riaccettate i termini di condizioni ed uso e ben ritrovati all'inizio del gioco. Quindi da questo momento in poi rifate praticamente gli stessi step. Quindi rientrare all'interno del gioco, loggare, vi ricordo, tramite account guest. Ora qui vabbè vengono annunciati gli eventi e tutti, quindi fate login, entrate come guest, quindi fate guest login, rifate tutto quanto e fin quando non sarete soddisfatti potrete rerollare all'infinito. Spero che questa guida possa esservi stata utile, ho cercato di sbrigarmi nel più breve tempo possibile. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, fatemi sapere se vi interessano altri contenuti, perché effettivamente potrei approfondire il discorso qualora interessati, e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!